La sfida del sistema sanitario oggi si chiama sostenibilità. Si potrebbero ottenere risparmi per miliardi di euro attraverso iniziative di prevenzione mirate a incidere sui cambiamenti degli stili di vita. È uno dei messaggi contenuti nel libro bianco dal titolo Il sistema sanitario alla prova della sostenibilità, realizzato dal Centro per gli Studi Economici CEIS dell'Università di Roma Tor Vergata con il sostegno di AbbVie. Secondo gli autori, è urgente promuovere politiche incisive di prevenzione e promozione della salute e per far questo propongono atti concreti e politiche che abbiano effetti positivi sulla salute delle persone. Per garantire la sostenibilità di tutti i sistemi dei paesi europei bisogna agire contemporaneamente su tre leve. Fare più prevenzione e interventi precoci per evitare alle persone di ammalarsi o di intervenire prontamente non appena si sono ammalate, rendere i cittadini più responsabili, più partecipi, farli veramente diventare parte attiva, diciamo, dei loro processi assistenziali, ovviamente preventivi, terapeutici, riabilitativi, e poi riorganizzare i servizi in maniera tale da renderli più efficienti ed evitare degli sprechi che indubbiamente ci sono in tutti i paesi europei. Questi tre obiettivi sono raggiungibili nel momento in cui tutte le scelte che opereremo da qui in avanti, anche le piccole scelte, andranno in questa direzione. Questi sono grossi cambiamenti. Oggi è stato fatto, diciamo, l'esempio di spostare una montagna e la si sposta soltanto partendo da piccoli sassolini. Ecco, se tutti i sassolini che noi spostiamo vanno nella stessa direzione, alla fine riusciremo a spostare la montagna e quindi riusciremo a far diventare i sistemi sanitari sostenibili. Oggi si spende troppo poco in prevenzione, gli obiettivi dovrebbero essere il 3%, in Italia stiamo al di sotto dell'1%, quindi lì sicuramente si può fare molto e si può fare anche abbastanza rapidamente. Sulle altre cose, sull'empowerment e sulle riorganizzazioni delle cure, diciamo, è anche molto più difficile pensare a quali possono essere degli obiettivi concreti. Però, diciamo, sicuramente anche lì si può fare, nel giro di 10 anni si possono raggiungere degli ottimi risultati.